Sì, la notizia, la bellissima notizia è che candidiamo i tratti del Parco del Mare Sud da Bellariva fino a Miramare, i tratti mancanti, al bando di rigenerazione urbana lanciato dal governo italiano. Quindi 20 milioni di euro di investimenti a cui Rimini cerca di attingere, 20 milioni che possono arrivare proprio nella città di Rimini, e candidiamo appunto la realizzazione di questi tratti del Parco del Mare Sud nella zona di Rimini con più alta densità turistica. Una zona dove tutti, dagli imprenditori, ai residenti, alle attività, da tempo chiedono la necessità, no, di riqualificare, come del resto si sta facendo in tutta la città, e penso che insomma, questa amministrazione con molto orgoglio possa dire di aver costruito un percorso, perché le cose non nascono all'improvviso. Abbiamo costruito un percorso perché ha fatto sì che il nostro comune sia stato in grado di candidare delle progettualità importantissime a questo bando. Saranno premiati comuni che hanno progettualità già a livello esecutivo, e noi saremo in grado di avere le progettazioni esecutive entro quest'anno grazie a un altro finanziamento che sempre la nostra amministrazione comunale si è aggiudicata per 1 milione di euro, proprio questa dalla Presidenza del Consiglio, proprio per fare le progettazioni definitive ed esecutive. Quindi quest'anno è l'anno della progettazione, e con il bando a cui ci siamo candidati contiamo, siamo molto fiduciosi perché sarà finanziato anche dai soldi del PNRR, e le città sono invitate a partecipare e a fare cosa? A fare progetti ambiziosi all'insegna della rinaturalizzazione, quindi dell'ambiente, del green, ma a essere anche in grado di realizzarli in poco tempo, perché poi sapete che questa è la sfida del Recovery Fund. Noi abbiamo come Rimini una grandissima reputazione anche a livello centrale per la capacità che abbiamo avuto in questi anni di vincere bandi, attirare risorse, fare atterrare sul territorio i cantieri e portare a casa il risultato nei tempi che ci vengono chiesti dai bandi, per cui siamo insomma fiduciosi che questo sia assolutamente riconosciuto e premiato. C'è una novità che riguarda anche lo sfondamento di via Portofino e il sottopasso, che diventerà finalmente utilizzabile in tempi brevissimi. Assolutamente sì, anche questo è un grande motivo di soddisfazione. Via Portofino, un sottopasso che ha una storia lunga ormai, ahimè, qualche decennio, che è un intervento che vedeva l'intervento appunto di più soggetti, no? Due piani particolareggiati, le RFI che ha fatto poi invece il sottopasso vero e proprio, ma ahimè la crisi dell'edilizia aveva fermato i piani particolareggiati, da lì, no, non si era potuto poi dare completamento all'intervento. L'ottima notizia, perché è veramente soddisfazione non solo per l'amministrazione, ma sicuramente anche per tutti i cittadini di Bellariva, Marebello e Rivazzura, perché sarà sfruttato da tutta la zona sud, è quello che finalmente settimana prossima il sottopasso sarà aperto intorno alla metà della settimana, e questo è veramente motivo anche questo di orgoglio, perché inventandosi strade nuove, trovando procedimenti nuovi, per esempio realizzando la viabilità lato mare a carico dell'amministrazione comunale piuttosto che del soggetto attuatore del piano Murri, che non è decollato negli anni, e invece accogliendo l'opera di urbanizzazione fatta dall'intervento dal piano particolareggiato lato monte, finalmente si è chiuso il cerchio di questo intervento e finalmente potrà essere utilizzabile questo sottopasso, che anche per le sue altezze è fondamentale per poter accogliere per esempio anche i bus con altezze più alte.